Gli enti locali, come soggetti di promozione anche culturale, si vanno sempre più qualificando nel panorama delle molteplici iniziative in tutta Italia. Si tratta forse di un nuovo mecenatismo che, soprattutto nel Mezzogiorno, può costituire un momento di notevole avanzamento socioculturale, capace di un riscatto complessivo di comunità, anche le più piccole, che hanno conosciuto i vari fatti intellettuali solo attraverso scialbe cronache giornalistiche. In quest'ambito si inserisce il programma di iniziativa avviato dal Gallo Sviluppo Vulture Alto Bradano, che con successo negli ultimi anni ospita e patrocina iniziative intese a sollecitare la rinascita di interessi culturali, aperta a più vasto pubblico e capace di accogliere le proposte di sempre nuovi fatti culturali. Il Gallo Sviluppo Vulture Alto Bradano e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata hanno sostenuto la rassegna artistica di Salvatore Sebaste, proposta dall'Associazione Culturale La Spigadora di Metaponto, nella consapevolezza che nel difficile contesto socio-economico che attraversiamo, arte e cultura possano rappresentare una via alternativa per lo sviluppo. La mostra personale di Sebaste, L'ebbrezza di Dioniso, sarà ospitata presso il Museo Archeologico Nazionale di Melfi. L'artista, sempre curioso per tutto quanto avviene e proviene da questa nostra terra, in termini di potenzialità culturali, manifesta nelle sue opere un legame profondo con il territorio, la sua storia, i suoi miti e tradizioni. Il suo linguaggio particolare è inconfondibile e riconoscibile nelle sue diverse espressioni artistiche, pittura, grafica e scultura. Il tema scelto da Salvatore Sebaste per questa sua ultima fatica riguarda il mito di Dioniso, una delle divinità più complesse dell'Olimpo greco. La sua natura divina fu confermata dalla nascita prodigiosa dalla coscia di Zeus, dopo la seduzione e la morte della giovane madre Semele, figlia di Cademo, re di Tebe. Le immagini ritraggono il dio coronato di pampini e viticci, con in mano il calice, spesso seguita da un corteo di ninfe, menadi e satiri che danzano e suonano intorno a lui. L'associazione tra il mito di Dioniso e la diffusione della vite e del vino risulta ampiamente documentata nel repertorio iconografico presente in Grecia, in Etruria, in Sicilia ed in Magna Grecia. Già in età arcaica il dio è associato al vino. Nel noto cratere François, a figure nere, ritrovato nella necropoli di Chiusi e conservato nel Museo Nazionale di Firenze, un Dioniso maturo e barbuto è rappresentato come il portatore dell'ampora di vino per le nozze di Peleo e Teti. Una celebre coppa per consumare il vino dipinto da Asclepios nel V secolo a.C., conservato nel Museo di Monaco di Baviera, raffigura sul fondo interno una nave guidata dal dio e dai delfini, con una vite gigantesca che al centro avvolge l'albero maestro. Una moneta d'argento emessa probabilmente da una delle comunità inotere dell'area interna della Basilicata lo propone nel VI secolo con gli attributi tipici del calice e della vita. Dioniso è il dio dell'estasi, dell'euforia, del desiderio, dell'impito orgiastico e solo all'iniziato ai suoi riti può raggiungere la conoscenza, il sapere ed anche la beatitudine ultraterrena dopo la morte. Nell'aldilà, il defunto che ha seguito i suoi insegnamenti, ha partecipato ai suoi riti, può accedere all'eterno banchetto. Sebaste si muove con grande maestria nel rappresentare i molteplici aspetti del dio, i suoi legami con la tradizione mitologica che nel tempo ne ha modificato immagine e ruolo. Il carattere della sua produzione artistica passa con estrema naturalezza dalle pennellate tese, precise e nervose all'eleganza essenziale delle rappresentazioni finali. Queste ultime si fissano nello spazio e lo dominano senza limiti fisici precostituiti, con un'armonia esaltata dalla continua circolarità del movimento. Le sue figure sono magiche, ancestrali e trovano ispirazione nell'ampio repertorio della mitologia greca, nel racconto epico degli eroi, nella lirica orale, nell'immagine della grande produzione artigianale. Sebaste scompone le forme secondo la migliore tradizione delle avanguardie e manifesta una notevole capacità espressiva nel rapido recupero dei volumi.
le masse assumono concretezza, sostanza di un linguaggio pittorico capace di costruire figure continuamente cangianti. Gli impasti di colore e la pennellata plastica sono espressione di una maturità ormai raggiunta, anche se perennemente e violentemente tormentata. L'insieme delle sue opere trasmette un senso di inquietudine e di profonda religiosità allo stesso tempo. Le creature rappresentate non trovano immediate giustificazioni razionali o confronti facili all'immaginario figurativo. Esse sono animate da un impressionismo avvolgente e catartico, sublimate da un sapiente del colore. Sono i corpi impossibili di mitici personaggi che tradiscono palesemente la profonda cultura, l'ambiente, la terra d'origine del maestro Sebaste. Il mito nella società mediale. Salvatore Sebaste è un artista colto. Sa che in arte la creatività ha valenza storica e relazionale. Il suo concetto di informale è impegno culturale che non cessa mai di esprimersi, sia se si riallaccia alla Magna Grecia, sia se si proietta nella contemporaneità, attento com'è a interpretare l'attualità quella vera, che non è rispondenza servile alle oscillazioni del gusto, spesso sottoposta alle esigenze di una società consumistica e alle speculazioni del mercato. Sebaste riesce sempre a sottrarsi alle oscillazioni superficiali dell'ambiente esterno per manifestare la sua arte, preoccupato unicamente di esprimere attraverso la pittura o la scultura una rappresentazione del mondo contemporaneo che non cessa di essere vivo ed attuale. Salvatore Sebaste è anche un maestro nel senso pieno della parola. Io stesso, che lo conosco ormai da decenni, posso testimoniare sul suo altruismo culturale, manifestato fin dai tempi in cui era presidente del circolo La Scaletta a Matera, uno dei sodalizi che più di altri in tutta la regione Basilicata ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per la crescita civile di una comunità. La frequentazione e l'amicizia di grandi e riconosciuti intellettuali italiani o stranieri come il poeta ingegnere Leonardo Sinisgalli o l'artista Tono Zancanaro, solo per citarne due, hanno concorso nella sua formazione che attraverso un lungo travaglio di maturazione interiore ha finito per identificare il suo modo di fare arte, un'arte che si inserisce nel quadro di una cultura artistica contemporanea in modo originale e pregnante. Le sue ultime opere sono idoli, oggetti protettivi dei mali, congegni, totem taumaturgici, modelli di frutta e legumi che sembrano angeli, cavallucci, farfalle, animali volanti, comignoli dispettosi. Ricordano anche il simulacro della dea Demetra, con ventre enorme e grappoli di seni attaccati al busto. In qualche momento quei totem somigliano alle maschere indiane originarie della costa nord-occidentale del Pacifico. Evocano i miti, il ruolo affettivo degli arcaismi come il rito, la tribù, il feticcio trasformati in oggetti della società mediale. Opere d'arte che naturalmente non vanno venerate o temute come nuove onnipotenti deità che mandano in frantumi i vecchi dei e gli antichi miti, ma oggetti moderni capaci di staccarci dai luoghi conservando nella memoria il passato più arcaico in una dimensione anti-idolatrica. Schivo per natura, dai ciarlatanismi e dalle tendenze di parte, Sebaste vive concentrato nella sua opera, in una ricerca attenta che non ha nulla di sdegnoso e nemmeno di altero, ma che risponde unicamente alla sua personalità che si sa specchiare autocriticamente in se stessa. Il suo fare artistico non contraddice l'autonomia dell'opera d'arte, ma ne costituisce piuttosto l'interna condizione e garanzia.